Buonasera a tutti, do il benvenuto nella sede straordinaria di Sibari, questo consiglio comunale che viene fatto in Sibari proprio per dimostrare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della posizione, dell'attenzione che l'amministrazione sta mettendo nell'affrontare la problematica che poi sarà discussa nel consiglio comunale. Prima di iniziare ricordo a quanti sono presenti, che saluto, unitamente a quelli che ci seguono da casa, ricordo che è un statuto di consiglio comunale aperto al pubblico, ma è un statuto di consiglio comunale ordinario, quindi il pubblico non potrà intervenire. Quindi detto ciò, passo la parola al segretario comunale per l'appello nominale. Papasso Giovanni. Azzolino Savina, Canonico Valentina, Civale Fabio, assente? Giustificato, Presidente. Clausi Antonio, Francese Natalia, Gallo Marina, assente? Garofalo Rosina, assente? Gaudiano Carmen, assente? Guidi Marco, Maimone Sofia, Malomo Luigi, Notari Stefano Pasqualino, Pesce Stefano, Praino Giuseppe Leonardo, Russo Sara, assente, Strigaro Antonio. 12 presenti, la seduta è validamente costituita. Allora, prima di iniziare desidero giustificare l'assenza del consigliere Gaudiano per motivi legati alla sua professione e al lavoro, il consigliere Garofalo per motivi familiari, il consigliere Civale per motivi di salute e il consigliere Gallo per motivi personali familiari. Comunico al Consiglio Comunale che, visto l'urgenza e il tema trattato, stasera non faremo le comunicazioni per dare tempo e spazio soltanto alla problematica straordinaria che tratteremo. Quindi prima di passiamo direttamente al primo punto, antenne esibere i provvedimenti, relazione riguardo al punto, l'assessore Leonardo Sposato. Prego, assessore. Buonasera a tutti. Innanzitutto un caro saluto al sindaco, ai colleghi assessori, ai consiglieri comunali tutti, ai tanti cittadini che siete qui presenti e a tutti quelli che ci ascoltano da casa. Innanzitutto voglio esternare la mia felicità sul fatto che questo consiglio comunale stasera si tenga e si svolga qui a Sibari nella sala convegni. Non so se nella storia del comune c'è stata altra occasione, e quindi ne sono orgoglioso, anche perché, vista la tematica così importante, penso che sia giusto e doveroso che questo consiglio venga svolto proprio qui a Sibari. Il tema Andenna viene da lontano, infatti ora si sta parlando di questa antenna di via Plinio, ma le antenne sul territorio comunale, soprattutto in Sibari, ce ne stanno tante altre. Vedi Palazzo Antos, vedi Ferrovie di Sibari, dove c'è un ulteriore traliccio da 35 metri, vedi Palazzo Lombardi via Taranto, e sono tutte in un raggio di circa un chilometro. Quindi, se dobbiamo affrontare una tematica delle antenne, non dobbiamo fossilizzarci e concentrarci solo su via Plinio, ce ne sono tantissime altre. Quindi, come ho già detto, io sono pienamente d'accordo sul fatto che nel caso specifico questa antenna di via Plinio non venga posta, perché è situata proprio nel centro abitato e soprattutto in luoghi sensibili come le scuole, in primis per la salute pubblica, perché, come ho già ribadito nel consiglio comunale del 17 febbraio 2022, dove si è parlato anche del tema di questo ambiente e di questa antenna, l'importanza della questione in ordine al tema ambientale e sui presunti effetti impattanti delle installazioni di stazioni radiobase, di telefonia mobile e di telecomunicazioni, in considerazione del fatto che l'argomento trattato ci riguarda sia per i risvolti che l'inquinamento elettromagnetico potrebbe avere sulla nostra salute, sia dal punto di vista economico sul valore delle nostre case, e sia sull'aspetto paesaggistico ambientale della città. Infatti, come sempre ho detto in consiglio, il termine elettrosmog indica un inquinamento dell'ambiente dovuto a campi elettromagnetici ad alta e bassa frequenza.
Difatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiamato l'Oletto Smog l'inquinamento degli anni 2000. Infatti, sempre in quella seduta del 17-2, ho espresso un concetto molto chiaro, che le antenne per la telefonia cellulare sono e saranno le ciminiere della nuova rivoluzione industriale, con una differenza: il fumo c'è, ma non si vede. Però l'amministrazione comunale al riguardo non è stata ferma, anzi si è dotata del piano comunale antenne, approvato con giusta delibera 22 del 34-2015, nella quale viene disciplinato il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la telecomunicazione nel comune di Cassano lo Ioni. Infatti, nel piano stesso vengono indicati luoghi sensibili, come le scuole, dove nelle vicinanze non è possibile installare nessuna antenna. Nel caso di via Plinio, voglio brevemente descrivere i vari passaggi che si sono susseguiti fino ad oggi e che l'amministrazione ha compiuto. Un semplice schema, perché poi sicuramente il sindaco farà un dettaglio più chiaro. È arrivata questa pratica all'ufficio SUAP, non solo di via Plinio, perché come abbiamo già detto ce n'è un'altra che dovrà essere installata in località Bruscate e ce n'è un'altra che verrà realizzata in località Fuscolara. Nel caso mi specifico soltanto a via Plini. È arrivata la pratica all'ufficio SUAP, l'ufficio SUAP fa l'istruttore della pratica, tenendo conto del nostro piano comunale antenne, nella quale, come ho detto prima, era vietata la realizzazione, o meglio è vietata la realizzazione delle antenne nelle aree sensibili, ha espresso parere negativo con un preavviso di rigetto in base all'articolo ex articolo 10 bis della legge 241 del 90. L'azienda, ovviamente, dopo il diniego, ha prodotto delle osservazioni al preavviso, avanzando tutta una serie di considerazioni. Nel mese di novembre, se non erro il 23 del mese di novembre, c'è stata anche una riunione di capigruppo nella quale si è parlato di questo tema importante delle antenne, e la riunione all'unanimità, visto il tema particolare, importante e delicato, hanno deciso di parlarne in consiglio comunale. L'ufficio urbanistico il 16-12 del 2021, visto che l'argomento è di notevole importanza, ha richiesto all'amministrazione comunale di determinarsi in merito. Con delibera numero 9 del 17-2-2022, il Consiglio Comunale, nello specifico la sola maggioranza, ha deliberato nel disporre che l'ufficio tecnico si attenesse alle indicazioni del piano comunale delle antenne. Perché comunque, come ho ripetuto più volte, si è ribadito, c'è scritto a carattere cubicale, che nel piano le antenne nelle zone sensibili, come le scuole, non possono essere realizzate. Dopo la delibera indirizzata all'ufficio urbanistico, giustamente l'ufficio urbanistico ha adottato i suoi provvedimenti e ha adottato parere negativo. La società, dopo il parere negativo emesso dall'ufficio urbanistico, ha impugnato il provvedimento a TAR e l'amministrazione, che non è stata a guardare, è ritornata in consiglio comunale il 30/7/2022, giusta deliberazione numero 33, anche qui ha deliberato la sola maggioranza, delegando in questo caso la giunta a trattare la questione dell'installazione. La giunta, riunita sotto la presenza del sindaco, ha deliberato per impugnare al TAR, ovviamente, il provvedimento della società. Purtroppo il TAR, in questo caso, ha dato ragione alla società installatrice. Giustamente l'ufficio urbanistico, dopo il parere del TAR, si è visto, tra parentesi, costretto ad emettere il provvedimento in favore della società. Arriviamo quindi al giorno dell'inizio dei lavori, dove giustamente la popolazione ha iniziato a protestare con un sit-in organizzato sul posto il giorno 22 gennaio, dove si è creata una situazione di forte contestazione. Infatti nel pomeriggio poi è stato organizzato anche un incontro con il sindaco, in quanto non poteva essere presente quella mattina per impegni già presi, proprio per discutere di tutta questa situazione che si era venuta a creare. Dall'incontro il sindaco ha deciso di emettere un'ordinanza sindacale, giustificando l'allarme sociale tale da temere che potevano generarsi giustamente delle problematiche in ordine pubblico ed il fatto che questa antenna sorgerà vicino
a dei luoghi sensibili, quindi vicino a scuole medie, scuole dell'infanzia e scuole elementari, ma più che altro vicino alla scuola dell'infanzia, che è quella più vicina. Quindi è giusto precisare e avvalorare ulteriormente che l'amministrazione comunale non è stata ferma in questo caso, anzi è stata contraria sin dall'inizio, assumendo atti e notevoli, con notevoli responsabilità. Voglio anche dire che non è vero che l'amministrazione comunale non ha avvisato la cittadinanza sulla questione antenna. C'è l'organo del consiglio comunale che si è riunito ben due volte. E non solo, questo, quando si fa consiglio comunale, come in questo caso, il consiglio comunale viene seguito dalle testate giornalistiche, dalla TV, l'abbiamo pubblicato sui social, quindi possiamo dire che è stato più che altro pubblicizzato questa cosa. Comunque, nonostante ciò, voglio ulteriormente ribadire che noi siamo pronti come amministrazione ad impugnare eventuali e possibili atti da parte delle aziende installatrici, mettendoci sempre la faccia, stando sempre dalla parte dei cittadini, dicendo no alla realizzazione di antenne. Nei giorni precedenti, no? Proprio perché non stiamo fermi, in considerazione del fatto che questa materia è prettamente di competenza regionale, è stato richiesto al Presidente della Giunta regionale di legiferare in merito alla questione, in quanto proprio la Regione Calabria non è dotata di piani che disciplinano l'installazione di impianti radioelettrici e per le telecomunicazioni. Inoltre, la cosa che fa proprio scandalizzare, che chiederemo all'ufficio dei beni ambientali, perché dovete sapere, cittadini, che Sibari è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, quindi si intende che è un vincolo di tutela del paesaggio. Quindi mi piacerebbe chiedere alla provincia di Cosenza con quale criterio è stato adottato il parere per l'installazione di un traliccio di 35 metri che è un obbrobrio visivo per la paese. È veramente un obbrobrio. Infatti chiederò personalmente al dirigente che ha firmato quel parere di venire sul posto e mi deve spiegare tecnicamente se realmente questa antenna, come si fa questa antenna ad insediarsi all'interno del contesto paesaggistico. È veramente un obbrobrio visivo. Mi accingo alle conclusioni. Voglio rimarcare il fatto che in queste situazioni delicate, però, dove soprattutto c'è di mezzo la salute pubblica, e vi posso assicurare che problemi di salute in giro ce ne sono tanti, non possiamo permetterci e tollerare la strumentalizzazione. Al cittadino bisogna dire la verità. È facile scaricare subito le colpe sul comune, facendo passare un messaggio negativo che l'amministrazione comunale non ha adottato nessun provvedimento in merito, attribuendo solo responsabilità. Nei giorni precedenti qualcuno ha utilizzato anche dei toni accesi e pesanti nei miei confronti, con parole che vanno oltre l'etica morale. Ma io ripeto, ai miei cittadini ho detto e dirò sempre la verità. Sono qui per rappresentare la mia città e lo farò sempre con la massima sincerità e trasparenza. Io sono onorato di fare l'assessore in questo paese a Sibari, un assessorato importante, di cui in primis devo ringraziare il sindaco Papasso che mi ha scelto, ma devo ringraziare anche i tre consiglieri comunali di Sibari che mi hanno dato subito l'ok sul mio nome, tutti i consiglieri comunali, ma devo ringraziare anche i cittadini comuni che sono convinto e certo che hanno rivolto il loro pensiero negativo sul mio nome e su di me. Il mio impegno, come quello dell'intera amministrazione, c'è stato e ci sarà sempre. Stiamo garantendo tutti i servizi, con tante difficoltà, vedi l'aumento energetico, ma come anche i costi generali. Vi posso assicurare che oggi garantire un servizio non è semplice, i costi sono triplicati, però le entrate sono sempre quelle, se non meno. A Sibari abbiamo fatto tanto, voglio fare questo passaggio, e faremo tanto altro. Abbiamo eseguito una grandissima programmazione e a breve inizieranno tutta una serie di cantieri, ne inizieranno veramente tanti. Con i fondi del PNRR siamo arrivati ad oltre 60 milioni di euro di finanziamenti, e questo devo dire grazie a tutta la macchina, gli uffici, sono qui presenti l'ingegnere Grosso e quant'altro. Quindi quando parlo di Sibari non parlo di Sibari solo Cento. Sibari è fatta da Marina di Sibari, la Righi Sibari, Fuscolara, Bruscate, Corsi, tutte le contrade. Abbiamo puntato molto sulle scuole. Verrà adeguata la scuola dell'infanzia di Sibari, verrà demolita e ricostruita la scuola elementare
e la scuola media verranno demolite e verranno ricostruite in un unico polo scolastico proprio qui vicino, verranno realizzate due mense a Sibari, verrà realizzata un asilo nido comunale da 1500 metri quadrati con un'immensa area verde, verrà realizzato il palazzetto dello sport che ce l'abbiamo qui vicino, verrà realizzata una rigenerazione urbana sull'intero quartiere dove abbiamo scelto dei punti particolari, ma soprattutto abbiamo concentrato in una zona del villaggio su un'area dove realizzare una piazza dove finalmente la gente di Sibari può socializzare. Abbiamo un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro per realizzare un'edilizia sociale negli ex palazzi Cirillo. Insomma, non siamo stati fermi. Ve lo assicuro che l'amministrazione ha fatto tanto e lo faremo ancora. Potrei dire tanto altro, ma mi fermo qui perché sennò mi dilungherei. Chiudo davvero. Sindaco, io stasera mi devo rivolgere a te, ma mi ci rivolgo come cittadino, sindaco, non come assessore. Sai perché? Io non so se al tuo posto qualcuno avesse fatto quell'ordinanza. Te lo dico. Ti sei assunto delle responsabilità immani, però questo fa capire con tutto il cuore che ci tieni al territorio, lo fai con la massima trasparenza, con il coraggio e il cuore in mano. Grazie a tutti, vi chiedo scusa se mi sono dilungato. Buona serata. Grazie, assessore Sposato. Fatta la relazione, dichiaro aperto il dibattito. Chiedo se ci sono consiglieri che vogliono intervenire. Sono consiglieri che vogliono intervenire? Se non vuole intervenire nessuno, do la parola al sindaco. Prego, consigliere Maimone. Allora, buonasera sindaco, buonasera consiglieri, buonasera cittadini di Sibari, buonasera a tutti. Volevo ringraziare innanzitutto il Presidente del Consiglio per aver convocato il Consiglio Comunale qui a Sibari, perché ritengo queste iniziative siano importanti anche per stare vicino, per dare risposte e stare vicino ai cittadini delle varie frazioni che sono qui ubicate nel nostro comune. Visto che voglio ribadire la nostra posizione, quella che è stata nel famoso consiglio del 17 febbraio del 2022, perché ci hanno definito in questi ultimi giorni fuggitivi, ma così non è stato, perché quel famoso 17 febbraio del 2022 presentammo una pregiudiziale proprio sulla questione delle antenne, non partecipando alla votazione, prima perché era stato già deliberato dal Consiglio Comunale sotto un atto di indirizzo dove la stessa minoranza aveva espresso la sua contrarietà all'installazione di qualsiasi tipo di antenna a Sibari e in qualsiasi altro posto. E secondo perché il deliberato portato in Consiglio Comunale dalla maggioranza ritenevamo che non fosse di competenza del Consiglio Comunale ma di competenza degli uffici, essendo gli unici titolati a rilasciare o negare le autorizzazioni richieste. Con quella delibera non si faceva altro che dare la possibilità, agevolare le società a ricorrere al TAR. Il fatto è che di aver abbandonato l'aula, non abbiamo abbandonato assolutamente l'aula e neanche siamo fuggiti. Quando non si partecipa ad una votazione bisogna alzarsi al momento della votazione, allontanarsi dall'aula e rientrare, e così è stato fatto da parte nostra, però qui si è fatto capire tutt'altro. Comunque stasera credo che, proprio perché sia un tema importante e delicato dove tutti noi siamo molto ma molto preoccupati, soprattutto i cittadini di Sibari, non credo che i cittadini vogliano vedere il duello tra maggioranza e opposizione, ma credo che voglia risposte su come possa risolvere questo problema. Noi siamo disposti a qualsiasi tipo di collaborazione, siamo disposti a qualsiasi cosa ci sia da fare purché venga risolto questo problema. E il sindaco con questa delibere di oggi ha voluto fatto una richiesta, ha invitato il Consiglio regionale ad esercitare la propria potestà legislativa,
Noi siamo disposti anche ad avere un incontro con la Regione, a fare qualsiasi cosa, proprio perché, anche se proprio perché non c'è una legge regionale, il Comune ha avuto un potere maggiore su questa vicenda. E vi anticipo già da adesso che il nostro voto sarà favorevole, perché votiamo proprio questo punto all'ordine del giorno per dare maggiore vigore agli uffici. E dico un'altra cosa ai miei amici di Sibari, ai miei cittadini di Sibari, visto che è stata tirata fuori anche il fatto che noi opposizione volevamo le antenne, volevamo l'installazione, non è vero, perché noi abbiamo ribadito sempre e più volte in altre sedi, in altri momenti, la nostra contrarietà. Siamo disposti a seguire qualsiasi tipo di strada concreta ci sia a disposizione affinché venga risolto questo problema. Grazie. Grazie consigliere Maimone. Ci sono altri interventi? Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Prego consigliere Francese. Grazie Presidente, buonasera ai signori della Giunta, al signor Sindaco, al Segretario, ai miei colleghi consiglieri, alla città di Sibari che questa sera è qui. È un onore anche per me intervenire qui stasera nella mia Sibari. È un evento storico, anche se per una questione non proprio bellissima, magari avremmo preferito fare qui altre iniziative piuttosto che essere qui. L'assessore Sposato ha ben ripercorso corsi e ricorsi storici di questa vicenda. Io veramente, al di là delle competenze, se ci sono delle competenze, vorrei ringraziare invece il geometra Iannicelli, se è qui presente, mi pare di averlo visto prima, perché quando è arrivata questa richiesta, il geometra Iannicelli, il presidente Strigaro convocò la terza commissione alla presenza del geometra Iannicelli, appunto, che ci pose all'attenzione questa questione delle antenne. Io mi ricordo, il geometra Iannicelli usò una parola ben precisa, disse: se non si va in consiglio io sono obbligato a dare parere favorevole. Il geometra Iannicelli, se è qui presente, sto dicendo una bugia, può intervenire. Quindi lo ringrazio, perché comunque in quel caso, come si usa dire da noi, si è passato una mano sulla coscienza, perché come diceva prima l'assessore Sposato, ci sono tante antenne nel comune di Cassano, la maggior parte delle quali sono nate nelle precedenti amministrazioni nel silenzio più totale. Adesso con il sindaco Papasso, che ha un carattere e un modo di fare, il sindaco, molto vicino alla città e ai cittadini, sempre disponibile, il sindaco mi permette di dirglielo, questa è un'arma a doppio taglio, perché tanto ti dà e tanto ti toglie. Nel passato tutto questo non è successo, però ben fatto, perché oggi siamo qui a fianco dei cittadini a lottare per qualcosa, prima per noi stessi, perché noi viviamo qui, e per la nostra città intera. È vero che abbiamo fatto queste proteste, abbiamo sentito tanti interventi, dei cittadini si sono mossi e devono continuare a fare la loro parte, perché l'amministrazione da sola non può fare miracoli, siamo cittadini come tutti quanti voi, quindi o ci muoviamo insieme oppure non riusciamo ad ottenere nulla. E l'assessore Sposato prima diceva bene, si parla di salute. Nel momento in cui c'è stato il ricorso al TAR, il Comune ha subito delle spese, c'è stato un costo per il Comune di Cassano. Beh, anche in quel caso siamo stati criticati, ma se non si spendono per la tutela della salute i soldi, perché cosa li vogliamo spendere? Ed inoltre, questa questione non è scientificamente provata, purtroppo, non c'è nessuno studio che afferma e testimonia che l'inquinamento elettromagnetico provoca danni alla salute, ma tutti i tipi di inquinamento provocano danni, quindi non è attestato oggi, lo sarà fra 10 anni, magari sarà troppo tardi, magari no, speriamo nel frattempo che riusciremo a tutelarci. Come è nata questa antenna? Questa antenna, diciamo, è nata perché ci sono stati due pareri favorevoli alla realizzazione di questa antenna, quello dell'ARPACAL e quello dei beni ambientali.
Io non so se i signori che hanno firmato questi pareri si siano fatti un giro per vedere a quanti metri di distanza dalla scuola e dalle abitazioni sorga questa antenna. E diceva bene l'assessore Sposato, ma com'è possibile che in questo comune non si può mettere un blocco perché ci sono i vincoli paesaggistici, non si può costruire una casa, non si può costruire un muro e poi si costruisce un'antenna di 40 metri? È assolutamente una cosa assurda questa, è proprio assurdo, e fa bene l'assessore Sposato a chiedere spiegazioni, e mi auguro che anche chi detiene rapporti con la regione e con la provincia si muova in questo senso, anzi avrebbe già dovuto farlo prima. Detto ciò, io penso che noi stiamo facendo quanto è possibile, ed è vero che in questo momento la città non ha bisogno di scontri, ma di un lavoro comune, di una via comune che possa portare risultati, e in questa via comune i cittadini, come dicevo prima, sono parte attiva e integrante. Quindi non lo so se è possibile, chi ne sa più di me, se è possibile avviare una petizione popolare con l'ok della questura, muoverci ed essere sempre di più, perché la questione antenne non riguarda solo Siberi in questo caso, ma tocca il comune di Cassano dal monte fino ad arrivare al mare. Quindi io invito tutti i cittadini a prendere parte a queste, alle iniziative che il comitato contro le antenne vuole attivare, e a farsi promotore di questa cosa affinché si arrivi, perché no, anche nei comuni limitrofi o nei comuni che si trovano nella nostra stessa situazione, perché sicuramente ce ne saranno tanti. Inoltre, giusto un inciso prima di chiudere, il consiglio del 17 febbraio, è vero che la minoranza abbandonò l'aula, ma non è più rientrata poi, quindi non si tratta di un'assenza per il voto, ma semplicemente ha abbandonato l'aula non riprendendo più i lavori. Grazie. Grazie consigliere Francese, ci sono altri interventi? Qualcuno che vuole intervenire? Altri consiglieri vogliono intervenire? Se non vuole intervenire nessuno, prima di passare la parola al sindaco, dico io, faccio io un intervento. Anche perché, visto il tema, mi sembra doveroso che anch'io apporti il mio contributo alla discussione, sperando che possa servire a qualcosa. Della situazione antenne, l'ha citata prima l'assessore Sposato, che lo ringrazio per la relazione, ce ne stiamo occupando da anni ormai, purtroppo. Io sono adesso presidente del consiglio, quindi consigliere, ma sono stato consigliere anche le precedenti amministrazioni Papasso, e mi ricordo che iniziammo la nostra, tra virgolette, esperienza legislativa, amministrativa, impattandoci contro l'antenna, se non sbaglio fecero una fiaccolata, raccolta di firme nel 2013, e da lì antenne che noi trovammo non erano state impiantate durante la nostra gestione, quantomeno lo furono, però tutta la pratica era stata fatta prima, e quindi noi ci trovammo, il nostro malgrado, a dover decidere cosa fare riguardo a questa problematica che per noi era nuova, e quindi si arrivò alla formulazione del piano antenne, che di cui si sta parlando in questi giorni, che viene definito superato dalle leggi nazionali, che quindi è come se fosse una cosa inutile. Ma inutile non è, anche perché non tutti i comuni, anzi pochissimi comuni, possono vantarsi di avere un piano che regola l'installazione di queste antenne. Quindi vorremmo che si arrivasse a poter far sì che questo nostro strumento possa essere efficace, specialmente per quanto riguarda il nostro territorio. Quindi chiedo, insieme al, l'hanno fatto già i consiglieri, insieme a quello che ha detto l'assessore Sposato, che chi di merito possa legiferare affinché il nostro regolamento possa essere decisivo per le decisioni che dobbiamo prendere nel nostro territorio, legiferando appunto e andando a accompagnare quello che noi ci diciamo da tempo. Quindi diciamo, per noi non è stata una cosa normale impattarci di nuovo in questo tema scottante, tra virgolette,
Già dall'inizio avevamo capito che sarebbe stato un problema per la popolazione e sarebbero nate diverse polemiche, anche se molte volte noi siamo più bravi a farla sui social e non nella pratica, perché devo dire, anche questo mi duole, non è concepibile che nelle battaglie civili che dovremmo fare in questo comune non c'è una massiccia presenza di popolazione, perché sto notando che l'amministrazione in questo caso è come se fosse rimasta sola e abbandonata a combattere contro questo problema, contro queste aziende alle quali non importa evidentemente di quello che pensano i territori nel quale vengono installate queste antenne. E questo lo dico a malincuore, perché noto, più che delle presenze, noto delle assenze. L'ho notato le assenze anche per quanto riguarda i gradi politici amministrativi che stanno sopra di noi. Questo posso reputarlo anche, e do la colpa anche a una legge elettorale che più volte abbiamo detto che non è una legge elettorale giusta. Faccio l'esempio: il sindaco ultimamente è stato candidato alle parlamentari, non ha vinto, ma ha vinto un signore, l'onorevole Furgiuele, che si è candidato essendo di Lamezia nel nostro collegio, però non può, questa legge non permette a chi è del territorio di poter rappresentare lo stesso. E quindi infatti vediamo, cioè, non so se qualcuno di voi ha mai visto l'onorevole Furgiuele, ma non ce l'ho con l'onorevole per fare l'esempio di quello che è la legge elettorale, ma nessuno di noi, o lo stesso Furgiuele, non sa nemmeno che in questo momento in una parte del collegio nel quale è stato votato c'è questa problematica. E poi quello che mi fa rabbia di più è le assenze, dicevo. L'assessore Sposato prima parlava dell'autorizzazione ai beni fatti dalla provincia ai beni paesaggistici e ambientali. È una cosa inconcepibile, per quello che diceva anche la consigliere francese, che per noi cittadini molte volte i vincoli sono insormontabili, sono dei muri più alti dell'antenna stessa, mentre queste aziende di vincoli non ne hanno. E quindi chiedo all'assessore, mi chiedo soprattutto al dirigente, che non so se tecnicamente può rivedere la sua decisione o possa fare una nuova valutazione, sarà difficile, non lo so, però lo invito a fare. E chiedo anche alla Regione, per come è scritto nella delibera di consiglio, di poter legiferare in merito. Ognuno deve fare quello che può, dobbiamo essere uniti per poter arrivare a una soluzione positiva per il nostro territorio, anche perché non si sta chiedendo di non fare l'antenna, di non installare l'antenna, quindi non si sta dicendo di andare contro la tecnologia, anche perché la tecnologia aiuta per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda le stesse scuole di cui abbiamo parlato prima, ma si sta soltanto parlando di vedere come fare per installarle in luoghi che possono essere il più sicuro possibile. E quindi questo stiamo chiedendo. Quindi chiedo alla Regione, come hanno fatto altre, di poter legiferare, perché non serve la presenza per ricordarci che effettivamente le lezioni possono fare, le onde radio possono fare male o bene alla salute dei bambini, dei grandi e di quelli un pochino più anziani. Servono atti concreti da parte di tutti. E ne è testimonianza l'ordinanza che ha fatto il sindaco, che è andato, che si è preso anche un rischio. Non so quante persone avrebbero fatto l'ordinanza che ha fatto il sindaco, ma non so nemmeno quante persone o quanti consigli comunali avrebbero votato quello che abbiamo votato noi precedentemente a febbraio. Quindi con questo voglio dire che, partendo dalla situazione antenne a Sibari, partiamo e rimaniamo uniti, ognuno nel proprio ambito, e questo ci dovrà servire anche per tutte le altre problematiche che ci sono nel nostro paese e che ci serviranno, perché a questo paese l'unica cosa che manca, perché Dio, il creatore, la chimica, la biologia, non so chi, ci ha dato tutto, però l'unica cosa che non ci ha dato è l'unione. Solo se siamo uniti riusciamo a venire a capo di quelle che sono le problematiche che ci affliggono. Fino a quando noi rimarremo separati, fino a quando noi faremo barricate, fino a quando noi saremo l'uno contro l'altro, non risolveremo mai niente in questo paese. Io spero che tutto questo possa cambiare, e partiamo dalla situazione dell'antenna per creare un nuovo modo di vedere le cose nel nostro comune. Io vi ringrazio e spero bene che tutto venisca come noi vogliamo. Grazie.
Adesso passo la parola al sindaco. Prego, sindaco. Signor Presidente, signori consiglieri, io sono felice perché questa sera insieme abbiamo deciso di convocare il Consiglio Comunale a Sibari. Qualcuno diceva se c'erano o ci sono dei precedenti. Sì, io ricordo un precedente, ricordo che la buonanima di Benito Bennardo mise a disposizione del Comune di Cassano la sala convegni di Bagamoio per far riunire lì il Consiglio Comunale di Cassano e tutti i consigli comunali che si riunirono insieme per deliberare sulla proposta dell'istituzione della provincia della Sibarita e del Pollino. Allora c'era il tema delle province che andava di moda, era in voga, e il Consiglio Comunale di Cassano, riunito in maniera congiunta con tutti gli altri, si riunì a Sibari, a Bagamoio. Quello è senza dubbio un precedente, però ricordo che ci sono state tante, se non proprio riunioni di Consiglio Comunale, sono state tante iniziative qui assunte dall'amministrazione comunale, perché noi ci dobbiamo volere sempre bene, Presidente, però ci sono le differenze culturali, comportamentali, umane, di rapporto con i cittadini, e io credo che noi dobbiamo da questo punto di vista fare chiarezza, perché sennò il cittadino che è corso qui, perché un'altra felicità è che da un po' di tempo in Consiglio Comunale sarà stata la pandemia, non viene più nessuno, ce la suoniamo e ce la giochiamo tra di noi, non partecipa nessuno. Stasera invece c'è questa bella partecipazione popolare che io ringrazio e saluto, sono contento proprio per questa presenza, e qui per rispetto e per onorare questa presenza noi non dobbiamo bleffare, dobbiamo dire la verità, come sono i fatti, come si sono sviluppati, e vedere se ci sono le condizioni per assumere qualche provvedimento che possa tutelare quei cittadini, i cittadini in generale di Sibari, ma soprattutto quei cittadini che l'antenna ce l'hanno a casa, perché la casa più vicina è a 20 metri, cioè abbiamo lavorato venerdì pomeriggio in comune insieme all'ufficio, che ringrazio, insieme alla giunta la mattina, con il Presidente del Consiglio, i consiglieri di Sibari in maniera particolare che sono venuti lì a fare pressione, e che come giusto che fosse, e abbiamo approfondito ancora di più la vicenda che già conoscevamo, ma adesso la conosciamo molto ma molto meglio. E io faccio una proposta, Presidente. A breve il Consiglio Comunale, il Comune di Cassano, il Palazzo Municipale, chiuderà, spegnerà le luci, perché si sposterà in uno stabile che stiamo indudando forse all'Auropoli, perché dobbiamo adeguare sismicamente il nostro palazzo e fare un intervento anche di carattere ambientale con il GSE eccetera. Penso che ce ne andremo per un paio d'anni. I consigli comunali si possono tranquillamente, l'altra mattina dice, ma dove ci riuniremo per il consiglio comunale? C'è la sala convegno, sì, e stiamo proprio benissimo qui, quindi poi avete anche riscaldato stasera, la cosa mi fa immenso piacere. Io credo che questa sera, Presidente, dobbiamo partire da come stanno, come sono state le cose, come stanno, e vedere quale iniziativa dobbiamo prendere, perché sinceramente se dovessi dare corso o ascolto alle prime battute io non sono soddisfatto. Perché? Perché i cittadini devono sapere la verità. Qua ci sono gli atti, io poi posso metterle là in mezzo a disposizione e chiunque le può consultare. La consigliere francese dice il sindaco disponibile e ci sono i pro e i contro. Certo che sono i pro, io però continuo ad essere sempre disponibile, perché quella gente che è qui e tanta altra gente, siamo arrivati a circa 6.000 questa volta, mi ha voluto bene, e io quel bene, quell'onore che mi è stato concesso lo vorrò sempre ricompensare, restituire con un impegno quotidiano, anche quando poi ci sono quelle che sui social ti mortificano, che ti definiscono
specie di sindaco, tutte quelle cose, ma quella gente è caricata, è incentivata, fa parte dei gruppi WhatsApp, cioè adesso potete partire, sfogate, aggreditolo, fate quello che volete. Allora, il 30 settembre, cittadini di Sibari, consigliere comunale, è stata presentata una pratica, anzi sono state presentate 3 pratiche per realizzare un'antenna via Plinio, per realizzare un'antenna a Fuscolare, per realizzare un'antenna a Bruscata. L'ufficio tecnico comunale che ha ricevuto queste pratiche, che non sono di competenza del sindaco, che non sono di competenza della giunta, che non sono di competenza del consiglio comunale, sono di esclusiva competenza della burocrazia comunale, in questo caso l'ufficio tecnico comunale. Se fosse trattato di affari generali, sarebbero state competenze del responsabile degli uffici degli affari generali, ovvero quantomeno del segretario comunale. L'ufficio mi informa, io sono reduce delle battaglie dell'antenna di via Plutarco, io sono reduce perché appena eletto sindaco nell'anno 2012 ci fu la sfilata a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio Comunale. 400 cittadini sottoscrissero un documento che mandarono al sindaco. Anche in quella circostanza si riunì il Consiglio Comunale per volere del sindaco, ma non ci furono i fuggitivi, cioè, partecipammo tutti. Poi ci ritorno su questo, e praticamente spiegammo che il comune non aveva alcuna competenza, cioè il sindaco non aveva alcuna competenza. Da lì, da quell'iniziativa che è nata a Sibari, è partita l'iniziativa dell'amministrazione comunale per realizzare il piano antenne. Allora, il geometra Annicello, a cui è stato fatto riferimento, è lui perché è responsabile del settore urbanistico, è quello che deve firmare il provvedimento autorizzativo, va dal sindaco, dice: sindaco, la pratica noi l'abbiamo consultata, la pratica è tutta a posto, dopodiché noi la manderemo all'ufficio, ai beni ambientali della provincia di Cosenza per avere il parere, la manderemo anche all'ARPACAL per avere il parere, però da come si annunciano le cose, noi saremo costretti a rilasciare il permesso a costruire. Ovviamente io informo la giunta, informo la maggioranza, che guardate, qui si ripete una storia che abbiamo già vissuto nel 2013, e prego il geometra Annicelli di contattare i titolari della richiesta, di farli venire in comune e di parlare con il sindaco. Io insieme agli Annicelli ricevetti presso il mio ufficio i titolari, i tecnici dell'azienda, i quali, soprattutto alla domanda perché l'antenna via Plinio, perché ci sono ragioni tecniche che ci inducono a realizzare lì l'antenna, perché anche una Bruscata e un'altra a Fuscolare, perché noi dobbiamo coprire, c'è un raggio di copertura che dobbiamo esercitare sull'intero territorio, anche se sono società diverse. Quanto all'invito del sindaco di spostare l'antenna, perché loro ritenevano che sono una parte marginale, periferica di Sibari, e noi dimostrammo che quell'area non è assolutamente marginale e periferica, di fronte alla chiusura netta da parte della ditta, noi abbiamo incominciato a discutere e vedere cosa dobbiamo fare. E io pregai il geometra Annicelli, il quale poteva dirmi tranquillamente di no, di scrivere alla ditta interessata di rinviare il procedimento, perché il sindaco aveva la necessità di andare in consiglio comunale, di rapportare all'intero consiglio comunale, perché il consiglio comunale è nella sua interezza, non è che ci avesse soltanto la maggioranza, ci avesse anche l'opposizione. Tant'è che il geometra Annicelli, in data 16-11, comunicò all'impresa l'esigenza del sindaco di sospendere la pratica e di andare in consiglio comunale, cosa che è avvenuta. Dopodiché il sindaco, io queste cose le dico perché anche poco fa da me è venuto un cittadino: però sindaco, il consiglio comunale si tiene in ritardo, forse avreste dovuto informare la popolazione prima. Il sindaco
cioè si vota quando si vota per eleggere il sindaco. Insieme al sindaco viene eletto anche il consiglio comunale, poi il sindaco nomina la giunta, il sindaco quando deve dare l'informativa la deve dare al consiglio comunale, e noi siamo quell'amministrazione che, oltre a far riunire il consiglio comunale sempre in seduta aperta, ovviamente fa trasmettere anche per Telecassano, oggi per Telemormanno, le sedute del consiglio comunale. E non solo, oramai sono anni che noi trasmettiamo il consiglio comunale anche in diretta streaming, quindi il cittadino che non è dotato di televisione o che non ha la frequenza necessaria, tramite telefonino, anche viaggiando, può seguire il consiglio comunale, proprio perché dobbiamo dare la possibilità al cittadino di sapere, per far partecipare il cittadino alla vita amministrativa del comune, anche perché per questa ragione noi spendiamo dei soldi. Il sindaco chiede al Presidente del Consiglio di convocare con urgenza, dopo il 16 novembre del 2021, una riunione di capigruppo per portare a conoscenza di tutto il Consiglio Comunale, quindi di quello che stava avvenendo. La riunione si è tenuta il 25/11/2021 alle ore 18:30 ed erano presenti, oltre al sindaco, Presidente del Consiglio, anche Praino Giuseppe, la dottoressa Gaudiano Carmen, Maimone Sofia, Francese Natalia. Il sindaco in quella circostanza dice: cari consiglieri, io non sono per far realizzare l'antenna, quindi dobbiamo vedere cosa fare, e praticamente informa i capigruppo che l'ufficio che aveva sospeso la pratica, ma che era pronto, perché obbligato per legge, a rilasciare l'autorizzazione. L'unica strada che noi abbiamo è quella di andare in consiglio comunale, emettere un provvedimento, un atto di indirizzo, ci assumeremo delle responsabilità, per dire all'ufficio: c'è il piano antenne, fa rispettare il piano antenne e non rilasciare il permesso a costruire. Siamo andati in consiglio comunale il 17 febbraio, ma prima di tutto questo è avvenuta un'altra cosa. L'ufficio, sempre perché invogliato e imbeccato dal sindaco, cosa ha fatto? Ha inviato una relazione al sindaco, e in questa relazione, e qua siamo al 3 dicembre, l'ufficio scrive a me: in conclusione, pur considerando il quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole agli impianti proposti considerate opere di infrastrutture primarie, questo ufficio ritiene non accogliere le istanze. Cioè, praticamente l'ufficio scrive al sindaco una relazione: noi potremmo aggrapparci a questa e comunicare che non siamo disponibili a accogliere le istanze dopo la riunione dei capigruppo. L'ufficio ha il via libera da parte del sindaco e dell'organo politico, e in data 6 dicembre, vedete le date come sono vicine, invia alla ditta un preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990. Ovviamente la ditta risponde immediatamente, dice: ma che stai facendo? Perché tu mi stai inviando il preavviso di rigetto? La legge è dalla mia parte, tu mi devi dare l'autorizzazione. Questi sono gli atti. A questo punto i geometri Annicelli, di fronte all'avviso il preavviso di rigetto, di fronte alle contestazioni dell'impresa, scrive al sindaco e per conoscenza al segretario comunale, dice: di conseguenza si chiede all'amministrazione di voler esprimere indicazioni al riguardo. A questo punto praticamente l'ufficio è pronto per rilasciare, il sindaco, la giunta sono con le spalle al muro, perché o decidono da farsi oppure significa che l'ufficio rilascia l'autorizzazione. E cosa facciamo noi? Convochiamo il consiglio comunale per esercitare quest'atto di indirizzo nei confronti dell'ufficio tecnico comunale, per dire: non rilasciare perché deve far rispettare il piano antenne. Qui, mentre noi dobbiamo deliberare, dove c'è bisogno dell'unità, perché l'unità fa la forza,
alcuni consiglieri comunali si alzano, avete visto le immagini in questi giorni che ve le abbiamo anche fornite, se ne sono andate senza motivo, perché la pratica è di competenza dell'ufficio, è vero, però l'ufficio è pronto a rilasciare l'autorizzazione. Se io non do uno strumento all'ufficio, l'ufficio, scusa, io perché mi devo assumere una responsabilità, devo andare contro legge, io rilascio l'autorizzazione. Siamo rimasti quelli della maggioranza, abbiamo deliberato, questi sono gli atti, signori, questi sono gli atti, cioè le chiacchiere che si scrivono su Facebook con i like, i mi piace, tutte quelle cose lì, quelle sono chiacchiere, queste sono verità che possono essere consultate, e questo è il travaglio che ha subito il sindaco e l'amministrazione comunale per quando concerne questa benedetta o maledetta antenna. Dopo questa deliberazione, quindi con l'assunzione di responsabilità, e il segretario lo devo dire, a me nell'orecchio, sindaco, attenzione, perché voi date un indirizzo, non so se proprio lo potete fare, tenete presente che Cassano è un comune che ha subito anche alcune conseguenze, le conseguenze le sapete quali sono, che per giochi politici, poi ci arriviamo anche a questo, per giochi politici, per far fuori le persone, addirittura abbiamo fatto diventare comune mafioso Cassano, e non parliamo proprio del sindaco, è capo mafia di tutti i contenuti, avevo superato anche Matteo Messina Denaro. E allora noi la delibera l'abbiamo fatto, l'ufficio prontamente cosa fa? E assume, diciamo, la delibera del sindaco e della maggioranza e nega il procedimento. Pertanto l'ufficio si comunica ad esempio della legge, dell'articolo 10 della legge 200, dichiara il provvedimento di diniego finale. Quindi abbiamo bloccato l'antenna. Come vedete c'è stato il capogruppo, c'è stato il consiglio comunale, siamo andati, diciamo, tramite Telecassano nelle case, ovviamente la ditta che secondo la quale ha diritto di realizzare l'antenna produce immediatamente un'istanza al comune dicendo che stiamo violando le norme e si ricorre al TAR. A questo punto noi avremmo potuto fermarci. Noi abbiamo fatto tutto, vediamo un tribunale cosa dice. E dinanzi al ricorso che questo malloppo, questo lo fa soltanto una ditta, poi ci sono altri due malloppe, perché c'è quello di Via Plinio, c'è quello di Bruscate, c'è quello di Fuscolare. C'è noi, no, invece ci costituiamo, abbiamo dovuto trovare i soldini per pagare l'avvocato, l'avvocato si è costituito e praticamente... arriviamo a giugno, hai fatto confusione, arriviamo a giugno e a giugno il tribunale amministrativo approva, diciamo, il ricorso della ditta, boccia il controricorso del comune e dichiara che l'atto compiuto non dal sindaco, dal geometra Annicelli deve essere ripreso immediatamente perché non poteva per legge assumere il provvedimento. Il comune viene condannato anche al pagamento delle spese dell'avvocato di parte, cioè praticamente oltre a pagare il nostro avvocato noi siamo stati condannati anche a pagare l'avvocato della ditta. Immediatamente dopo il 30 la ditta dice adesso mi devi rilasciare il permesso a costruire. Questi sono gli atti, come vedete c'è una cronologia che vi sto rappresentando per poi arrivare alla fine per vedere insieme cosa dobbiamo fare. Di fronte al fatto che l'ufficio è impossibilitato più a resistere e quindi deve rilasciare il permesso, interviene, guarda caso, nuovamente il sindaco, fermati, perché io rispetto anche la sentenza del TAR, fermo non ci voglio stare, la giunta d'accordo con il sindaco, la maggioranza d'accordo con il sindaco, sapendo che stavamo combattendo una battaglia persa in partenza, perché la legge sta da quella parte, non sta, cioè favorisce
le aziende. Allora cosa succede? Preghiamo Antonio Sigaro, che ringrazio, che è presidente della Commissione Ambiente del Comune, di convocare con estrema urgenza una riunione della Commissione Ambiente, il quale provvede con una nota del 19 luglio 2012 e la riunione si tiene nel Palazzo Municipale il 22 luglio 2022, prima ho detto 2012, vi chiedo scusa, alle ore 20. Sono presenti il presidente Antonio Sigari, per Siber Natalia Francese, Antonio Claus, Verbalizza Claudio Massaro, e sono presenti anche i consiglieri Stefano Pesce, Sofia Maimone, Carmen Gaudiano, Garofalo, Praino. E in quella circostanza, oltre a parlare dell'antenna, abbiamo parlato anche delle luci che dovevamo spegnere, perché nel frattempo i costi erano esorbitanti, ma di questo non vi dico niente, perché altrimenti perderemo tempo. Torniamo alle antenne. In quella sede, quindi il 22 luglio alle ore 20, mentre la gente una serata estiva, sta per i fatti suoi, noi siamo chiusi là dentro per cercare di vedere cosa fare per queste maledette antenne. E cosa succede? Succede che l'ufficio presente aveva suggerito al sindaco: noi convochiamo una conferenza di servizi per vedere se riusciamo a smontare nella conferenza di servizi ancora una volta la pratica, oppure dobbiamo ricorrere al Consiglio di Stato. Consiglio di Stato, sapendo che praticamente avevamo fatto delle spese. Cosa succede lì? L'ufficio informa la riunione, questo è il verbale, che praticamente nel frattempo alla ditta è arrivato anche il parere dell'ARPACAL, parere favorevole. In conclusione, la consigliera Garofalo, che stasera è assente, non è d'accordo a portare la questione in consiglio comunale, perché non è di competenza del consiglio. Quindi praticamente, se avessimo seguito la Garofalo, Iannicelli già quella sera stessa avrebbe dovuto dare l'autorizzazione, mentre i consiglieri Praino, Maimone e Pesce dichiarano di determinarsi in consiglio comunale. Quindi andiamo in consiglio comunale nuovamente, perché altrimenti Iannicelli deve dare l'autorizzazione. Il consiglio si tiene il 30 luglio, Pesce, Maimone e altri non si presentano proprio. È presente Praino. Quando stiamo per arrivare alla trattazione del punto, Praino si alza, se ne va, dice: noi ve l'abbiamo già detto, non è competenza del consiglio, è di competenza degli uffici. E noi diciamo: guardate, però se noi non facciamo niente, l'ufficio dà l'autorizzazione. E quindi la consigliera Francese, di fronte al fatto che non c'è rimasto nessuno in consiglio, non avevamo modo di confrontarci, dice: diamo mandato al sindaco e alla giunta di vedere cosa fare. E questa è la deliberazione che ha fatto il consiglio comunale. Il sindaco e la giunta si riuniscono, parlano con il segretario comunale. Il segretario comunale ovviamente dice: guarda che la legge è da quel lato, potete fare poco. L'ufficio dice: guardate, noi non possiamo stare più fermi, noi siamo obbligati ad andare avanti. Che cosa? E abbiamo l'opzione: o la conferenza di servizi o il Consiglio di Stato. Personalmente chiamo l'avvocato del comune, la quale mi dice: sindaco, io sono pagato, cioè voi come comune mi incaricate e mi pagate, io dovrei dirle: possiamo andare al Consiglio di Stato, però siccome siamo anche amici, io non me la sento di farti fare delle spese, non andiamo al Consiglio di Stato, perché al Consiglio di Stato perdiamo. L'unica strada che c'era rimasta era quella della conferenza dei servizi. L'ufficio con questo atto convoca anche la conferenza dei servizi, e in quella conferenza dei servizi ARPACAL parere favorevole, sovrintendenza ai beni archeologici parere farò, provincia di Cosenza, è in consiglio comunale. In un momento, io queste cose le dico non perché dobbiamo polemizzare, soltanto per chiarezza, perché non è giusto imbrogliare la gente.
Perché poi quando sui social noi scriviamo alcune cose, non diciamo la verità, imbrogliamo la gente. Io invece ho portato le carte che potete venire a verificare. Sono qui le carte. In consiglio comunale io dissi alla minoranza: voi avete la provincia nelle mani, avete il presidente, io sono all'opposizione. Perché non vi rivolgete alla provincia per far bloccare alla provincia il rilascio dell'autorizzazione ambientale? Non sono stata ascoltata. Anche la provincia di Cosenza, con il provvedimento che ha sottoscritto l'ingegnere, questa è l'Arpagal, questa è la provincia, rilasciano i due pareri. Il geometri hanno deciso dell'ufficio tecnico comunale, è obbligato. Addirittura c'è anche il genio civile, perché c'è il basamento che deve reggere l'antenna, anche il genio civile, che è diretto alla regione Calabria, dà parere favorevole. Questo è il provvedimento finale che emette il geometri Annicelli per dare l'autorizzazione a realizzare l'antenna. Questo è il sito. E cosa è successo? È successo che un consigliere comunale, con un post su Facebook, non si va dal sindaco, dice: caro sindaco, ci vogliamo vedere, la situazione com'è, possiamo riprendere. I cittadini di Sibili non si aspettavano questo, i cittadini di Sibili non vogliono l'antenna, chiediamo l'immediata sospensione dei lavori. E chi le sospende i lavori? Mi potete spiegare chi era deputato a sospendere i lavori? Chi aveva il potere di fronte ad un'autorizzazione che aveva concesso l'ufficio tecnico comunale, legittimamente aveva il potere di sospenderlo? Nemmeno il sindaco ce l'aveva. Nemmeno il sindaco aveva i poteri per sospendere il lavoro, tantomeno un assessore, tantomeno un consigliere comunale. Poi c'è stata la manifestazione la mattina, c'è stato qualche parolone in più. Il sindaco cosa fa? Convoca i cittadini nella delegazione municipale per parlare con i cittadini, per testare anche, diciamo, lo stato morale, i sentimenti che ci sono in giro. Chi è presente qui, che ha partecipato a quella riunione, ha visto, no, che anche la televisione ha registrato, ha fatto vedere le immagini anche convulse, i cittadini che protestavano, che inveivano ingiustamente nei confronti del sindaco, e anche lì motivo di polemica. Il sindaco quella sera ha convocato i cittadini, non il consiglio comunale, e dopo che ha parlato il tecnico che ha spiegato, dopo che ha parlato il dottore Laghi, dopo che ha parlato un cittadino, dopo che hanno parlato un bambino che ha letto una cosa che gli ha preparato la mamma, e dopo che un altro bambino ha regalato un panettone vuoto, mortificando e umiliando il sindaco, mi chiede la parola sposato, mi chiede la parola francese, mi chiede la parola Klaus, Stigare, la Fasanella e la Maimone. Scusate, basta. Ma che mi ha parlato? Il sindaco, no? Domani mattina emetterà un provvedimento, l'ordinanza per la sospensione dei lavori. Segretario comunale testimone, la mattina io vado in comune, mentre gli altri facevano polemiche, vado in comune per emettere l'ordinanza, per dovere, perché sono il sindaco, io ho informato il prefetto, non direttamente il prefetto, ma il suo capo di gabinetto. Il capo di gabinetto ha detto: guardate, ieri sera alla mattina c'è stata una manifestazione, c'è stata tensione. Ieri sera io ho convocato la riunione con i cittadini, c'è stata tensione, c'è stato anche un consigliere regionale che, a dire il vero, lì ha parlato non da consigliere regionale ma da medico. Dico: io sto emettendo un'ordinanza per sospendere immediatamente loro, perché io sono preoccupato. Sindaco, faccia lei. Dopo 5 minuti mi richiamano alla prefettura, dice: ma lei, Seda, smentiscimi se sto dicendo fesserie. Dopo 5 minuti il capo di gabinetto dice: scusi sindaco, ma lei sta mettendo un'ordinanza ai sensi dell'articolo 54 267? Sì, non lo può fare. Lei non può fare un'ordinanza di questo genere, che se la emette la deve trasmettere a me, la dobbiamo tenere in prefettura per una settimana, 5-6 giorni, poi gliela restituiamo, eventualmente ci sono gli estremi, la può notificare.
Perché oltretutto, se lei fa andare avanti questa ordinanza, come non ha i poteri per poterlo fare, la ditta la può impugnare subito, ex articolo 700, gliela fa cadere e i lavori riprendono con il segretario, rivediamo l'ordinanza, ci fermiamo soltanto all'articolo 50 del 267. Io ci scrivo sempre dentro l'ordinanza, comunque ci sono motivi di ordine di sicurezza pubblica, firmo l'ordinanza. Il tempo di arrivare da Cassano a Sibari, i vigili urbani sono andati lì, hanno sospeso i lavori sono sospesi. Però, cittadini, l'ha fatto il sindaco. Gli altri nel frattempo scrivevano su Facebook: disgraziato sei perché non mi hai fatto parlare. Invece ho bisogno di collaborazione. Sono andata avanti, gli uffici che mi dovete guardare cosa c'è in giro dal punto di vista normativo, e mi arriva dai vigili urbani, dall'urbanistica, dalla mia segreteria, mi arrivano tutta una serie di cose, e la prima cosa che mi arriva è che c'è una sentenza del TAR del Molise che dice la competenza non è dei sindaci, perché la norma nazionale supera il sindaco, la competenza per contrastare, diciamo, un provvedimento autorizzativo, eccetera, assunto ai sensi dell'articolo 38 della legge 76 del 2020, al limite della regione. E infatti il TAR Molise boccia, diciamo, un provvedimento dicendo il comune può fare pochissimo, ma deve legiferare. L'unico ente che ha potere di legiferare è la regione, deve intervenire la regione. Ovviamente il consigliere Claus di Sibra, su Facebook ci abbiamo scoperto, il potere non è nostro. Io vi vorrei vedere, ce l'ho qua, no, io vi vorrei far leggere una conversazione su Facebook, no, tra Claus e una consigliera comunale di Sibari. Cioè, la quale consigliera? A tutti i costi è il comune, non c'entra niente la ragione che ci può essere consiglio di Stato. A tutti i costi è il comune. Voi siete cittadini intelligenti, incominciate a capire perché a tutti i costi è il comune. Ma a tutti i costi è il comune. Approfondiamo ancora, eccetera. Tutte le regioni d'Italia sono dotate di una norma, di una legge sui campi elettromagnetici. Tutte. Tant'è che il provvedimento del TAR del Molise, io l'ho mandato anche al consigliere regionale Laghi, c'è l'unica regione che non ha legiferato in materia di campi elettromagnetici è la regione Calabria, quindi il sindaco non si può appigliare ad una norma superiore, o si mangia la finestra della legge nazionale e si butta alla finestra, non può aggrapparsi alla norma regionale. E stasera avete sentito che, siccome non c'è una norma regionale, il sindaco ha più potere. Scusate signori, noi ci dobbiamo, consigliere francese, lei ha sposato presidente, noi ci dobbiamo volere bene, però non possiamo far sentire all'orecchio dei cittadini certe cose, perché il sindaco non ha poteri. Qua c'è tanta documentazione, si dice che il sindaco non ha poteri. Io ho esagerato con quella ordinanza, fra poco me la faranno a pezzi se noi non adottiamo qualche provvedimento. E allora cosa ho fatto io? Ho scritto al Presidente del Consiglio regionale, per conoscenza anche all'onorevole Occhiuto, dicendo: caro Presidente, forse noi siamo l'unica regione d'Italia, no, una delle poche regioni, siamo state eleganti nell'espressione, una delle poche regioni d'Italia, se non l'unica, a non avere una legge in materia di campi elettromagnetici. Ti prego di poter intervenire. Non è che io sogno che il Consiglio regionale ha ricevuto la lettera di papà, se quanto bello sto sindaco, subito mo facciamo una legge. Ci vorranno anni, fino a mo non l'hanno fatto. E il mio indirizzo non è
all'attuale amministrazione, a tutti coloro i quali sono stati seduti in Consiglio regionale, hanno governato la regione, sia all'opposizione che alla maggioranza, perché di fronte alla salute quel Consiglio regionale non è stato in grado di legiferare, non ha aiutato i sindaci, che siamo soli, e poi succedono le cose che sono successe a Mirto Crosie, poi succedono le cose che sono accadute qui a Sibari. Perché quando si dice in giro che la Chiesa è stato il sindaco a darlo, e poi il sindaco è costretto ad alzare la voce e dire te ne devi andare, ovviamente è il sindaco poi è quello che viene visto, gli altri speculano. È il sindaco che viene visto, che si deve assumere, e io me le assumo, Natalia, le responsabilità, sino in fondo, e l'ho dimostrato. Però mi difendo di fronte alle strumentalizzazioni, mi difendo, perché devo volere bene a quei cittadini, perché se io non dico la verità a loro, stasera se voi non avete la verità, ve ne andrete da qui con un pugno di mosche nelle mani, perché con il segretario comunale noi stiamo dicendo ma che dobbiamo fare, perché noi abbiamo bisogno di essere aiutati anche dai cittadini al riguardo, perché l'altra volta sono state 400 cittadini, adesso probabilmente bisogna organizzarsi, che alcuni cittadini che sono lì vicino, vi faccio vedere adesso le distanze, c'è un povero Cristo, un amico, gliel'hanno fatto dentro casa l'antenna, ed è una vergogna, è una schifezza, la provincia per far cambiare una tegola, no, per dare un'autorizzazione ambientale ci impiega mesi, è vero ingegnere Pino? Come mai questa provincia immediatamente ha dato il parere ambientale per far fare un'antenna di 40 metri alto? Tre antenne, tre cose spaventose che mi fanno schifo. E io sono consigliere provinciale, non hanno avuto nemmeno la sensibilità e il garbo di chiamare il sindaco. Sindaco, ma tu che ne pensi? Niente, subito autorizzati. Siete intelligenti, capite come stanno le cose. Nel 2012, quando Sibari si ribellò all'antenna sulla casa di Lombardi e alla stazione, noi convocammo il Consiglio Comunale. Gallo partecipò al Consiglio, non scappò. Fece delle proposte, il sindaco le accolse, le proposte. Le mettemmo insieme in deliberazione. Adesso siamo stati lasciati soli, perché tu devi essere additato all'udibrio, tu sei quello che devi essere, perché è colpa tua. Avete sentito anche stasera. Io queste cose, signori, non le dico perché devo polemizzare, le dico, sapete perché? A Sibari le antenne sono 12, a Sibari ci sono 12 antenne su 18. Se io volessi fare facile propaganda o facile strumentalizzazione, andate a vedere chi era il sindaco, chi erano i sindaci. Io non c'ero. Poco tempo fa abbiamo realizzato la videosorveglianza. È stato necessario mettere un'antenna sulla pietra del castello. Viene fuori che sulla croce del castello ci sono delle antenne di telefonia. Disgraziato questo sindaco, ha fatto. Poi il sindaco si difende, fa circolare un documento, dice guarda che io non ero il sindaco che ha autorizzato, si è chiusa la polemica. Allora qui ogni cosa viene utilizzata per fare la guerra, noi così la perdiamo tutti la guerra, i cittadini la guerra così la perdono, quindi noi dobbiamo vedere cosa fare per cercare di uscire da questa brutta situazione. Non è vero che nella delibera, la delibera gentilmente Presidente, non è vero che nella delibera c'è scritto che scarichiamo sulla regione. Prima di questo, e io vorrei l'aiuto del Consiglio Comunale, c'è scritto di richiedere all'ufficio competente, alla luce di quanto citato prima, e nella delibera ci sono tutte le cose che sto dicendo io, di rivedere le proprie determinazioni, valutando l'adozione di eventuali provvedimenti di autotutela, revoca e sospensione. Allora, se dobbiamo riprendere il ballo,
L'ufficio tecnico comunale con questa deliberazione se la sente di sospendere, di revocare in autotutela, ricominciamo da capo. Questo è quello che dobbiamo fare. Perché, signori, guardate qui, la planimetria di via Plinio. La casa di Rossella è 52,18 metri. La casa accanto 36-38, forse proprio 36-38, forse la tua. La prima 26 metri. La scuola è distante 65,68 metri. La scuola media è distante 79,90 metri. Io voglio essere aiutato. Per me è una vergogna una cosa del genere. Perché? Perché dopo la protesta a Sibari del 2013 il sindaco non ha dormito. Io vi potrei far vedere, ho qui la relazione che fece su quella delibera l'assessore, oggi dirigente Grosso, l'assessore Grosso, quando abbiamo approvato un piano antenne. Il piano antenne, presidente, scusate l'arroganza, è l'unico comune della regione Calabria che è dotato di un piano antenne. Cassano ha il piano antenne, la regione non ha nulla. Questa è la verità. E noi che abbiamo il piano antenne siamo mortificati, aggrediti, con i quali hanno dormito. Insomma, dobbiamo pure ringraziarli. Allora, il problema è questo qui. Cosa dobbiamo fare? L'ufficio si deve determinare. Ci sa, convocherà i capigruppo, vedremo cosa fa. Hanno bisogno di parere legale. Noi siamo a disposizione. Dopodiché, scusate, se il Consiglio Comunale di Cassano scriva alla Regione Calabria, dice, non per l'antenna di via Plinio o di Fuscolare o di Bruscate, ma per le antenne in tutta la Regione Calabria, legiferate, mettete nelle condizioni i sindaci di proteggere i propri cittadini, di proteggere i propri territori, altrimenti il sindaco è stato superato dalle norme, può fare ben poco. A Fuscolare abbiamo misurato per cercare di tenere dentro la distanza fino al Chiemme della Pineta. Ci sono circa 500 metri, Tonino. La casa più vicina è 70 metri. Credo che possiamo fare per poco. Perché? Perché mentre a via Plinio ci possiamo aggrappare al fatto dei siti sensibili, le scuole, l'ufficio postale sono siti sensibili, c'è anche un albergo, l'Albergo Atene, credo che lo possiamo innovare fra i siti sensibili. E i siti sensibili, dottor Ilaghi, l'ha individuata la mia amministrazione con il piano antenne del 2015, approvato in Consiglio Comunale ad aprile 2013. L'abbiamo approvato noi. Però la norma nazionale lo supera. Io invece vi dico che mi batterò con tutte le forze possibili, no, perché rivendico il diritto, segretario, il sindaco, rivendica il diritto di pretendere dall'impresa che vuole realizzare questa antenna il rispetto di quanto è previsto in questo importante strumento urbanistico, che è stato fatto, pagato, con i soldi dei cittadini cassani. Non può arrivare un'impresa che ce lo smonta. Però ce la facciamo, non lo so, cittadini. Dobbiamo forse vederci. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo. Ognuno deve svolgere la sua parte. Io non voglio mettere in difficoltà il geometra Annicelli, il segretario comunale, perché in questo momento io mi sto immedesimando. Cioè, quella delibera. No, io mi immedesimo cosa c'è nel cuore di quel geometra. Sapete perché? Perché poi ci sono quelli che fanno gli esposti, che fanno lettere anonime, di quelle che devono trascinarti a tutti i costi in tribunale, anche se poi c'è il tribunale del Castrovillar che rispetto a certe cose che sono state fatte nei miei confronti ha fatto piazza pulita con questa sentenza, che poi manderò anche all'onorevole Laghi per essere a conoscenza. Questa è la cosa. Io credo che
i cittadini che sono lì vicino forse si dovrebbero rivolgere anche al giudice ordinario per cercare di difendere le proprie abitazioni, perché quell'antenna significa che in quella casa non ci vorrà stare più nessuno. Poco fa Bianchimano è venuto e ha detto: mia figlia, sindaco, vuole andare ad abitare a 114, nonostante io pago 10.000 euro all'anno di IMU al comune. Guardate in che condizione siamo. Perché io sono per la tecnologia, perché è bastato l'altro giorno che non funzionavano i telefonini. Chi era il disgraziato? Il sindaco, perché c'era una crisi e quindi praticamente... Allora, la tecnologia ci deve essere, però dobbiamo salvaguardare le persone, le famiglie, dobbiamo salvaguardare la salute dei cittadini. A Fuscolara l'ufficio, insieme al nostro avvocato, per difenderci, abbiamo invocato l'agricoltura specializzata. C'è un'agricoltura lì, se vuoi, sta andando, invece si è andato a vedere, no? Abbiamo tentato anche questo. Abbiamo detto che siamo vicini a strutture turistiche. A Millepine l'ufficio, oltre all'agricoltura specializzata, ha invocato il fatto che quella era zona G ad espansione urbanistica turistica, anche se quella zona G è caduta, ma l'avvocato per tutti e tre i procedimenti ha invocato la sospensiva per aspettare la Corte di Giustizia Europea, perché il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di Giustizia Europea per, diciamo, derimere queste situazioni. Cari cittadini, la situazione è questa qui. Tutti il re, queste sono le carte, prendete, fate studiare. Se qualcuno mi dimostra, esaminando le carte, che il sindaco ha imbrogliato, ovviamente sapete come la penso. Io me ne vado subito. No. Però noi siamo qui, ci stiamo mettendo la faccia. E un'altra cosa la voglio dire, nessuno si arrogasse il merito della sospensione dei lavori, perché il sindaco, anche se l'invito dovesse arrivare da un consigliere di maggioranza, quando nell'esercizio della sua funzione di fronte alle leggi il consigliere può dire quello che vuole, il sindaco per emettere un'ordinanza contingibile, urgente, ci devono essere motivi, e i motivi il sindaco quella sera l'ha ravvisato nella situazione di serietà, di tumulti, di preoccupazione per l'ordine e la sicurezza. Ho visto qualcuno ha scritto: ecco, è stato accettato il mio invito. Non è stato accettato proprio niente. Smettiamola tutti quanti di speculare su questi cittadini, smettiamola. Qua stiamo parlando di salute. Ci sono quei cittadini, alcuni dei quali sono anche ammalati, non possono essere strumentalizzati, non si può speculare. Chi specula sulla salute della gente significa che non ci ha capito nulla. Noi non vogliamo speculare, noi siamo venuti qui con le carte in mano, convinti di aver fatto il nostro dovere, sapendo che la strada è in salita e non è per niente in discesa, tantomeno in pianura. È molto ma molto difficile il tutto, perché le competenze riguardo, c'è una legge del 2020 che le ha sottratte ai comuni e le ha assegnate allo Stato stesso. Le ditte hanno ragione. Poi c'è questa grande deficienza come Regione Calabria, che noi non abbiamo una norma a cui aggrapparci, perché chi può legiferare sulle distanze è praticamente la regione, il comune non emette legge, anche se, eccetera, a me segretario, una discussione aperta in atto, anche se io rispetto all'articolo 38 della 76 vedo, ravvedo qualche possibilità in termini di distanza anche da parte, diciamo, del comune. Ho ragione, ho torto? Non lo so, perché è così complicata la materia che non è di facile soluzione. Una cosa è certa, lo dico ai cittadini: noi non lasceremo perdere, non lasceremo correre, non è competenza mia, è di competenza degli uffici, io non sto scaricando. Chiedo atto a tutti gli uffici del comune che prima di mettere un provvedimento mi informano, vengono, dice sindaco, poi anche non sta d'accordo, noi siamo per firmare questo provvedimento. A dire la verità, fino ad oggi siamo stati sempre coscienti, sempre tutto è stato fatto di comune
accordo. Purtroppo ci troviamo dinanzi a questa situazione e dinanzi a questa situazione tutti quanti dobbiamo lavorare. Molto devono fare i cittadini, dobbiamo aiutarci. Ovviamente le polemiche sterili, quelle che ti scrivo su Facebook, tutte quelle cose non servono. Servono per far gioire qualcuno, perché dice, oh, 100 like, no? Hai visto come l'hanno trattato? Non servono proprio a niente. A voi non servono. Quelle forse intorbidiscono le acque, non aiutano a farle diventare limpide le acque, perché intorbidiscono sempre più, creano disagi, creano disappunti. E anche gli uffici, rispetto alle polemiche, si guardano le spalle, perché il concetto lo voglio comprare. Chi firma si assume le responsabilità, poi chi si assume la responsabilità va davanti al magistrato, e se la responsabilità che si è assunta non è in linea con la legge, paga, e paga pesantemente sul piano personale lui e di conseguenza la sua famiglia. Grazie sindaco, mi chiedeva la... Quindi direi di passare alla votazione della deliberazione. Chi vota a favore? All'unanimità. Chi manca? Allora dobbiamo attendere che rientri. Chiedo scusa, dobbiamo ripetere la votazione. Allora, rifacciamo la votazione. Chi vota favorevolmente? All'unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è a favore? All'unanimità. Bene, era l'unico punto all'ordine del giorno, dichiaro terminata la seduta. Grazie a tutti e buona serata.